Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. E la Madonna, è un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo Madonna, mi hai fatto morire. Radio Carro, la radio che spacca. We used to be together, every day together, always. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di... parliamo un po' di questi europei che io sinceramente ne ho visto ben poco. Neanche ve lo ripeto, neanche la partita dell'Italia. Perché? Perché ero con gli amici e sinceramente volevo godermi quei fantastici, perché sono stati momenti veramente fantastici, con gli amici. Chi? Con Roberto, ero lì con Alberto, quindi con i bambini di... voi dovete solo vederli, perché Roberto ha due figli cioè ti strappano i baci, perché sono veramente due, io li chiamo i bambolotti, lui lo sa che per me sono i bambolotti, e sono veramente una cosa, credetemi, una cosa fantastica, una cosa. Quindi c'era la partita, perché il buon Roberto aveva sintonizzato il televisore, se non lui magari qualcuno, però il televisore era sintonizzato sulla partita, ma sinceramente davo ogni tanto un'occhiata, giusto per, ma sinceramente non me ne è potuto fregare proprio niente. Perché mi interessava più stare con gli amici, è tutto qua. Comunque parliamo un po' di questi europei, cosa dire di questi europei? Beh, saltano fuori un po' dei risultati un po' pazzerelli che uno non si aspetta. Ad esempio, ieri sera ho intravisto, perché ieri sera sono arrivato anche a casa tardi, visto che ho allenato i miei di ragazzi, e ho visto la Spagna-Svezia 0-0 meritato. Dispiace, ho sentito la trasmissione del buon Maurizio, e qua non entro perché lui l'ha commentata veramente bene la partita, ha detto delle cose giustissime che io condivido al 101%. Quindi un po' sfortunata la Svezia in due o tre occasioni, però di quello che ho visto, cioè, sinceramente io da parte del mister non ho capito il perché non ha richiesto ai propri giocatori velocità di movimento palla, perché si vedeva proprio palesemente che se la Spagna aumentava il numero di giri, mettevi veramente e seriamente in crisi la Svezia, e questo non è successo. Anche da dire che è ottimo la prestazione del portiere, e qua non c'è veramente, ha fatto sul colpo quello da che poi non se l'aspettava il pallone su quel calcio d'angolo, e come è andata a colpirla, si è veramente trovato lì, si è trovato il pallone lì, non è riuscito a dare un effetto migliore o un tiro molto più potente, la palla poteva anche entrare. Poi se l'è ritrovata lì l'attaccante della Spagna, vale. Comunque ho visto anche da dire che la Svezia ha fatto quelle due o tre ripartenze rubando palla, ragazzi, tanta roba, c'è tanta roba, un po' sfortunati anche loro, però mi è piaciuto, vabbè, della Svezia vedere un ragazzo, diciamo, di carnagione più scura. Io quando l'ho visto ho detto, ma che
perché poi ho capito che è di famiglia, cioè i genitori sono dell'Eritrea e sono oltre 20 anni che sono residenti in quel paese. Però a me è piaciuto questo giovane, chiamiamolo giovane, proprio quando si è ritrovato in mezzo a tre è riuscito a spostare palla e andare a calciare, poi non in maniera perfetta, però a me è piaciuto quel gesto atletico che ha fatto il ragazzo. Cosa dire sulla Spagna? Ecco, una cosa negativa: vedendo questi vichinghi in campo, mamma mia stamattina, vedendo questi vichinghi in campo, prestanza fisica, alti, cioè io non capisco perché la Spagna giocava a palle alte, cioè, ma ti sovrastano, cioè, ma anche lì c'è, cioè, l'intervento del mister, sono cose che sapete, quando si è in panchina, la visione dalla panchina, la visione del pubblico sono due cose totalmente diverse, perché la pressione che si ha in panchina, perché devi, ad esempio, io sono uno di quei mister che quando gioca io vado in trance agonistica, e quello ho detto più di una volta, io alla fine di ogni partita io non lo so mai l'esatto il risultato della partita, io so che vinco e o so che perdo, perché io preferisco non guardare il risultato della partita, ma preferisco osservare la prestazione dei miei giocatori, questo sì. Poi ogni tanto mi rivolgo alla panchina chiedendo il risultato e i tempi di gioco, perché magari avendo, non so, un risultato di una certa importanza, non so, con due, con almeno tre gol di differenza, cerco di far giocare chi è meno, diciamo, meno capace, ha meno minuti sulle gambe di gioco, perché è giusto, che è giusto in una partita cercare di far giocare un po' tutti. Questo ovviamente dipende dalla prestazione del giocatore e com'è l'andamento della partita, però di norma io sono uno che diciamo che dopo 3-4 partite e vedo che la squadra va in difficoltà, ma riusciamo a portare a casa il risultato, perché questo è fondamentale poi durante un campionato dove cerchi di stare, se non in vetta, almeno di stare alle spalle del tuo avversario, come diciamo, come classifica. Dopo un po' io cerco di organizzare delle amichevoli in modo tale da dare gamba un po' a chi ha giocato meno, a chi ha meno minuti sulle gambe, questo sempre, perché va rispettato anche il giocatore che gioca meno, che ha meno capacità, oppure non so, rientra da un infortunio, ma ce ne sono mille di cose, perché mille motivi di cui un giocatore giochi meno rispetto a un altro. Comunque do sempre poi la possibilità di rifarsi, anche se è un'amichevole, però è giusto. Comunque vabbè, torniamo al, sempre che parlo io, torniamo a questi europei. Dicevo della Svezia, ma che se l'è meritato, perché veramente poi come ha giocato chiudevano bene. Perché chiudevano bene? Perché anche perché la Spagna gliela dava la possibilità di chiudersi. Perché lo dico, se sviluppavano un gioco molto più veloce, cioè far muovere la palla molto più, molto, molto velocemente, la mettevano in crisi. Però, come ripeto, ieri sera c'era il portiere in serata, quindi è riuscito a chiudere tutto anche con quella smanata, ha chiuso bene, diciamo, non ha dato la possibilità alla Spagna di andare in vantaggio. Comunque, sono quelle partite dove uno già preclude il risultato prima che inizi la partita, e poi abbiamo visto come è andata a finire. Ecco, adesso ci sono le prossime partite, ci sta Ungheria-Portogallo, qua cosa dire, se metto a vedere così dalla carta, do una vittoria sicura sul Portogallo, quindi anche se, vediamo,
quindi ripeto, sono partite, io le chiamo partite matte. Poi c'è, questa è già una finale, Francia-Germania. Questo è il partitone, questa sarà da vedere, bene da vedere, sta partita sarà veramente bella da vedere. Poi nella serata di mercoledì iniziamo alle 15, ci sarà Finlandia-Russia, qua il gioco freddo, due nazionali veramente, giocano alle 15, porca miseria. Immaginate voi, Finlandia-Russia, giocate in Spagna alle 3, cioè questi collassano questi giocatori, abituati alle loro temperature. Vabbè, poi c'è un bel Turchia-Galles, qui sarà a vedere la Turchia come scenderà in campo, perché è una bella nazionale qui. E poi alla fine finiremo con Italia-Svizzera. Cosa dire su Italia-Svizzera? È partita facile, però, e come dico sempre, mai affrontare una partita, già parlando dallo spogliatoio, sarà una partita facile, perché poi si realizza, se vediamo sempre sulla carta Italia-Svizzera sarà una partita facile, però l'importante è che i giocatori che scenderanno, almeno i primi 11, entreranno convinti e di portare a casa il risultato, perché questo sarà fondamentale, la concentrazione e la testa che si è sulla partita. Quindi poi la nazionale ha dimostrato le qualità in campo, quindi cosa dire, e qua io faccio di nuovo un applauso non al mister, a tutto lo staff, perché stanno lavorando bene, stanno veramente lavorando bene. Come vi ripeto, mi è piaciuto vedere l'Ucraina giocare con Sheva e Tassotti in panchina, si vede con quanto è cresciuto questa squadra. Va bene, dai, cosa dire ancora? Termino qua, commenteremo nei prossimi giorni, un po' da parte mia, un po' di Maurizio, queste partite. Una cosa che non mi farò mancare sarà Francia-Germania, che sarà una bella partita, e poi mi guarderò Italia-Svizzera, questo è sicuro. Forza Azzurri! Qui ci vuole un bel Forza Azzurri, speriamo che sia, a parte la vittoria, beh, questo qui lo spero, ma che sia veramente, che siano belle partite. Questo anche perché ho visto un pubblico, ecco, questo c'è da dire, il ritorno, vedete quanto è importante il ritorno del pubblico negli stadi, si ravviva, e poi è anche bello vederli che si vedono sportivi, non tifosi, cioè non c'è quella grande le risse come si anni passati, che gli hooligans in Inghilterra, che non andavano allo stadio per divertirsi, ma era solo per sfogare della rabbia repressa. Invece questo mi è piaciuto anche ieri sera, vedere come si mordevano la bocca gli svedesi quando erano davanti alla porta e non sono riusciti a concretizzare. Questo mi piace vedere, cioè l'emozione che prova in quel momento il pubblico nei riguardi della propria nazionale. Va bene, dai, come dico di solito, è tutto qua. Da parte mia e da tutto il gruppo di Radio Carro, noi vi auguriamo una buona giornata. E cosa dire? Forza Azzurri! Radio Carro, la radio che spacca.
say you want a diamond on a ring of gold. You say you want the story to remain untold. All the promises we made, from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you'll give me a highway with no one on it, your treasure just to look upon it, all the riches in the night. You say you'll give me eyes in a moon of blindness, a river in a time of dryness, a harbor in the tempest, all the promises.
Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno amici di Radio Carro, bentrovati anche da parte mia. Abbiamo appena adesso ascoltato un intervento di Over. A proposito, il grande Bado è tornato a farci visita con un bellissimo intervento che lo manderemo dopo, ok? Dopo un paio di cose che voglio dirvi. Allora, la voce mi è grosso modo ritornata, non sto ancora in forma, lo vedete, non sono proprio, però insomma sto molto meglio, perlomeno oggi, ecco, sono in grado di dire qualcosa di decente, no? Perlomeno di dire qualcosa di importante. Come andiamo? Il sole splende, sono come sempre le 4 e 3 quarti, quindi siamo proprio puntualissimi. Oggi è mercoledì, una giornata per me molto molto piena, e per cui insomma dobbiamo andare di fretta perché i tempi sono chiaramente quello che sono. Ragazzi, per quanto riguarda le notizie sulla scienza e quant'altro, ce ne sono molte. Io sto continuando quella mia inchiesta personale, come avevo accennato nei giorni precedenti, di questo esperimento che sta facendo la Cina nel voler tentare di accendere, di avere insomma il proprio piccolo sole, no? Quindi di aver realizzato, ecco, un reattore a fusione nucleare, il che sarebbe una cosa grandiosa. Però vi dico la verità, la difficoltà nel riuscire ad avere le notizie è veramente veramente difficile. Veramente difficile, come ce ne saranno alcuno ve ne racconterò. Per il momento oggi non vi do una bellissima notizia, sinceramente, almeno esordisco così. Dopo andremo al calcio, ragazzi, perché ieri si sono svolte due partite bellissime, le ho viste bene entrambi, soprattutto Francia-Germania, e del caso di dire qualcosa anche poi per il fatto che questa sera ci siamo noi di nuovo in campo per la seconda partita di questi europei. Prima di questo volevo raccontarvi questo fatto, ragazzi. Allora, oggi la chiamano la variante delta del virus, ovvero sarebbe in realtà la variante indiana, però con questa cosa si è pensato che chiamarla in questo modo, variante inglese, variante africana, variante indiana, sembrava quasi in modo discriminatorio. Oggi per il politicamente corretto, ragazzi, oggi non si può praticamente dire niente senza che qualcuno può fare il permaloso e può offendersi, e quindi gli è stato coniato questo questo nome diverso, chiamata variante delta. La variante delta, chiaramente, no, derivante dall'India, è la variante del virus sinceramente la più pericolosa. È una mutazione che il virus ha fatto, importante, soprattutto in India, appunto, una reazione ai vaccini, alla vaccinazione di massa che sono stati fatti in India, guarda caso, ed si è sviluppata questa variante che purtroppo, francamente, è una variante molto pericolosa, perché ha una virulenza più forte, ha una contagiosità molto elevata, anche perché il virus è più piccolo, quindi essendo leggermente più piccolo si può attaccare a delle goccioline dell'aria, quelle famose goccioline, no? Soprattutto con l'umidità nell'aria, molto più, essendo più piccole, molto più piccole, quindi in realtà possono fluttuare nell'aria per molto più tempo. E cosa soprattutto importante, è ha abbassato di molto, ma di molto, l'efficacia dei vaccini. Questa notte proprio mi è arrivata un importante tweet da parte di Burioni, che, vi dico la verità, io continuo a seguirlo su Twitter, a seguire tutti i suoi Twitter, che poi tra l'altro sappiamo che più che essere i suoi Twitter, c'ha un organo di informazioni che gli dà, diciamo, le notizie principali, che appunto gli tiene un po' tutta la parte della comunicazione, però insomma le notizie che vengono date sono giuste, e lui praticamente diceva in questo tweet, diceva, questa è la lista
di dove i vaccini, qualsiasi tipo di vaccino, non è efficace contro ogni tipo di variante. La lista è chiaramente la vuota. E la vuota perché? Perché i vaccini, qualsiasi tipo di vaccino sia, dall'AstraZeneca al Pfizer, dal Moderna al Johnson & Johnson, eccetera, eccetera, praticamente sono tutti molto efficaci contro il virus, ok? Però la variante Delta, appunto, ha abbassato di molto questa soglia, portandola addirittura al 60%, addirittura fino all'AstraZeneca addirittura del 55%. Il che vuol dire, ragazzi, che la capacità mutevole che ha questo virus, io credo che ormai sinceramente ci siano ben pochi dubbi sul fatto che questo virus sia esclusivamente naturale, credo che ormai lo abbiamo capito tutti, che questo virus sia effettivamente stato fatto e prodotto in laboratorio, almeno su questo penso che pochi di noi, pochi degli studiosi più che altro ormai abbiano pochi dubbi, proprio perché se da un lato è vero che un virus RNA ha una forte capacità di mutazione, dall'altro è pur sempre vero che è sinceramente un po' esagerata questa capacità, è molto spesso proprio una reazione ai vaccini. Quindi che succede? Succede un fatto molto semplice, ragazzi, che questa variante indiana, sinceramente la variante Delta, potrebbe riportarci indietro nel tempo di qualche mese, se no a questo punto quasi di un anno. Se i vaccini, qualsiasi tipo di vaccino, comincia a essere poco efficace, saremo costretti a fare una sorta di upgrade al vaccino. Ora dirai, perché stai facendo questo discorso? Allora, siamo in estate, il tempo è caldo, tutti i virus relativi a influenze e quant'altro, tutti i coronavirus, no, tendono quasi a sparire, quasi a scomparire. Perché? Perché il calore rende molto molto difficoltoso il contagio e quant'altro. Questo è vero, ma nonostante tutto si sono registrati in Lombardia 108 casi acclarati di variante Delta. Ecco. Che cosa significa questo? Significa una cosa molto semplice, che se non si fa un po' di attenzione, soprattutto alla fase iniziale, se non si continua con la vaccinazione, anche perché per il momento non c'è altra strada da seguire, ma soprattutto si cerca di stare molto molto più attenti, ok? Noi potremmo ritrovarci di nuovo a settembre-ottobre di nuovo a punta capo. Perché? Perché poi, tra l'altro, se la variante indiana, in questo momento la variante Delta, scusate, si trova proprio nei nostri territori, i vaccini, la vaccinazione di massa che viene fatta anche per cercare di bloccare questa mutazione. Se il virus, come purtroppo è probabile supporre, fa un'altra mutazione ed abbassa ancora la soglia, renderebbe tutto questo lavoro di vaccinazione fatto fino ad oggi praticamente, se non dico inutile, poco ci manca. Perché se dal 60% noi di valore di immunità dovessimo scendere al 30% o 40% anche, sinceramente questo significa che saremo di nuovo punta capo. Quindi quando se io non ho notato giù in Italia sinceramente una frenesia da parte delle persone nel togliere la mascherina, nell'andare in giro, nel darsi la passagioia e quant'altro, anzi sinceramente è una cosa che noto più qua da parte delle persone qui in Germania che non in Italia. In Italia ho notato sempre una certa prudenza, una certa tranquillità, meno tranquillità, una certa prudenza, una certa responsabilità, ecco, per così dire, cosa che invece sinceramente qui in Germania l'ho notata molto molto meno. Questa, almeno per quello che ho potuto vedere in solo due giorni che sono stato giù, dopo la bellezza di due anni che non scendevo, quindi ho potuto notare veramente tante tante differenze in confronto dall'ultima volta che sono stato nel mio paese. È logico che questa è una cosa buona, però ragazzi, questi 108 casi in Lombardia sinceramente a me personalmente preoccupano molto.
preoccupano molto e non bisogna mai abbassare la guardia, perché, ripeto, noi potremmo trovarci a settembre-ottobre un'altra volta a Punta Cana, e questa è una cosa che non debba mai accadere, mai accadere, anche perché poi dopo, come la chiameremo? Variante gamma? Boh, variante beta? Non lo so come, che razza di nomignolo gli viene dato, visto che magari variante italiana o variante europea sicuramente non si potrà chiamare. Detto questo, un'ultima cosa, prima di andare, strano, boh, no, guardavo la lista dei clienti che devo fare, sinceramente non so perché oggi il sistema, perché poi il giro che mi viene proposto viene fatto in base a Google Maps praticamente, no? E faccio fatica a capire perché praticamente, cioè, Google Maps calcola il percorso più corto perché nella loro testa praticamente in questo modo uno dovrebbe risparmiare tempo e denaro, solo che non riesco a capire perché praticamente mi hanno completamente invertito tutto il giro. Boh, in pratica secondo loro io dovrei adesso andare da una parte, fare un certo quantitativo di chilometri per poi tornare indietro. Ma mi domando perché, sinceramente. Ma comunque io seguo la mia solita rotta, praticamente non mi metto a cambiare soltanto perché è un sistema automatico che abbia deciso di cambiare, anche perché poi chiaramente, no, non si conoscono certe scorciatoie, certe stradine di campagna, certe, soprattutto poi un tratto di strada che io faccio ogni martedì, mercoledì e venerdì, di cui attraversando praticamente la montagna in una strada sterrata praticamente risparmio un grosso pezzo di strada, almeno 6 km buoni. Questa è una cosa che il sistema non lo calcola. Comunque, vabbè, stavo dicendo, ma mi sono dimenticato che volevo dire. Ah, ecco, volevo dire questo, ragazzi, prima di andare al calcio. Noto sempre di più, anche perché sinceramente ho smesso di guardare certe trasmissioni, perché francamente mi sono letteralmente che scocciato soprattutto da parte della RAI. Mi sono scocciato di vedere che non c'è mai contraddittorio. Vengono chiamati a parlare sempre gli stessi personaggi, dove hanno un unico punto di vista, hanno un'unica versione dei fatti, e non viene mai chiamata una persona che magari la vede in modo diverso. Ecco, una cosa sinceramente che noto sempre di più da parte degli organi di stampa, sembrano quasi cortigiani, no? In un certo senso, di dire no, il pensiero che deve passare è questo, e quindi noi per rafforzare il pensiero chiamiamo soltanto quelle persone che la pensano così. Questa non è libertà di informazione, ma soprattutto non è etico, non è giusto nei confronti di chi a un certo punto ha bisogno anche di sapere una versione diversa. Ecco, comincio veramente a essere stanco di questo. Lo voglio dire qui, almeno nel mio piccolo, qua in radio, perché poi la stessa cosa, ragazzi, accade qua, eh. Io anche qui vedo molto spesso l'opinione andare in un'unica direzione. E questo qua sinceramente non mi piace, mi sembra di tornare indietro nel tempo e veramente di decenni. Ecco, faccio una sorta di protesta, ufficiale, almeno qua nel mio piccolo, nella nostra piccola radio, perché sinceramente non mi piace per niente. Avete visto come facciamo noi? Io cerco sempre di darvi due versioni dei fatti, di darvi sempre le cose come stanno, e di darvi sempre, no, due versioni dei fatti, darvi sempre due punti di vista, raccontare il fatto per quello che è, raccontare la verità, e poi l'interpretazione che viene data. Cerco sempre di fornirvi due tipi di informazione, senza dover quasi mai esprimere esplicitamente la mia opinione. Perché? Perché è giusto che le persone abbiano la libertà di potersi esprimere da loro, di poter pensare tra di loro, però hanno sempre bisogno di avere due punti di vista. Non si può a priori scartare un punto di vista per darne un altro. Ecco, questa è per esempio una cosa che sinceramente a me mi dà i nervi, mi comincia veramente a dare ai nervi. Ecco, che una piccola radio come Radio Carro lo fa, e organi importanti come la RAI non lo fa,
sinceramente, proprio io lo trovo veramente schifoso e vergognoso. Detto questo, ragazzi, vogliamo parlare un po' di calcio? Di argomenti più soft, per così dire. Allora, ragazzi, io ieri ho voluto vedere, dopo tanto tempo, vi dico la verità, perché io questi campionati europei li sto un po' guardando un po' distrattamente in questa fase iniziale. Li metto lì, mi abbasso l'audio, perché sinceramente non ieri ho provato ad ascoltare almeno un quarto d'ora, 20 minuti il commento della Rai, sinceramente, e dopo un quarto d'ora non ne potevo più. Cioè, praticamente mi hanno rincoglionito, vi dico la verità, perché non è possibile vedere una partita con delle persone che parlano continuamente dicendo alle volte anche certe ovvietà che sono superflue, che sono letteralmente che superflue. Cioè, lo vedo da solo, lo vedo da me. Che tu magari mi racconti tatticamente la partita, ci sta, che tu magari mi racconti anche il gesto tecnico, magari ci sta, però non è che puoi descrivere vita, morte e miracoli di una partita, lo vedo da solo. La partita di calcio, una partita di calcio, il commento di una partita di calcio è attraversa delle fasi, e in queste fasi ci sono anche delle fasi, come dire, di calma, di tranquillità. Tu non mi puoi riempire anche con gli spazi di calma mettendo un'enfasi esagerata che non ha modo di esistere, e soprattutto riempendo quei momenti di ovvietà, di cose stupide. Insomma, io dico la verità, io ogni partita abbasso il volume, se ho la possibilità addirittura metto il volume dello stadio, altrimenti abbasso del tutto il volume, perché sinceramente proprio i commenti non li sopporto. L'unico che sopporto sinceramente è il tandem Caressa Bergomi, perché trovo gli unici, cioè la cronaca che riesce a fare Caressa insieme a quella che faceva Piccinini, adesso al di là delle parole, del modo che poi dopo ogni cronista, no, c'ha nel non so, sciabolata, mucchio selvaggio, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo, insomma quelle classiche parole, quelle frasi, no? Fatte. Ma al di là di questo, io Caressa sinceramente riesce a trasmetterti, no, anche la fase della partita, evitando di dire appunto di mettere magari della tensione quando non c'è, o cose simili, perché lo ripeto, la partita, nell'arco di una partita ci sono diverse fasi. Ecco, il cronista deve essere bravo a saper di trasmettere quelle fasi che ci sono, se lo vuoi fare, se lo vuoi ascoltare, altrimenti non ce n'è assolutamente bisogno. Bene, detto questo, sinceramente, ecco, tra tutte le partite dell'Europeo, io francamente ne ho viste due con più attenzione delle altre, ed è stata Spagna e Svezia, ed è la partita di ieri, chiaramente Francia e Germania, perché uno, volevo vedere la Spagna, il tipo di gioco che, a parte che ero incuriosito dalla Spagna, perché volevo vedere sinceramente se le scelte di Luis Enrique fossero state ripagate, perché cioè, ha lasciato a casa, ragazzi, ha lasciato a casa tutto Real Madrid, cioè ha fatto veramente delle scelte veramente molto molto impopolari, tra l'altro andando completamente in controtendenza, perché praticamente ci sono 11 giocatori di 11 squadre diverse. Questo è una cosa veramente insolita. Noi sappiamo che nella storia dei campionati europei, mondiali che siano, le grandi nazionali hanno fatti dei blocchi di squadra, soprattutto un blocco di squadra, soprattutto di una squadra di club. La stessa Spagna che vince i mondiali nel 2016 aveva 7 giocatori del Barcellona, un intero blocco del Barcellona. Praticamente era il Barcellona sostituendo chiaramente quei giocatori tedeschi, con giocatori spagnoli, stranieri, con giocatori spagnoli del Real Madrid, ma per il resto era praticamente lo stesso Barcellona. L'Italia che vince il mondiale nell'82, lo sappiamo benissimo, c'erano 8 juventini. La stessa Italia che vince il mondiale nel 2006 contava 6 juventini e 6 milanisti. Ecco, questa scelta di Luis Enrique mi è sembrata veramente molto impopolare, e infatti si è visto un gruppo di giocatori ben poco affiatati l'un con l'altro, ci sono viste molti errori anche di movimenti, errori non soltanto nei passaggi anche basilari, ma proprio errori di incomprensione. Questo significa poco affiatamento.
c'era questa cosa che mi interessava sinceramente guardare. Mi interessava vedere se la fase difensiva della Svezia è la stessa efficace di 3 anni fa nel mondiale, in cui sono riuscita ad arrivare addirittura, prima hanno buttato fuori la Germania dai mondiali e poi sono riuscita ad arrivare fino ai quarti di finale contro l'Inghilterra. Io ho visto un'ottima fase difensiva, praticamente fatta, organizzata bene come si deve, non sappiamo che, perché molti di voi sicuramente non lo sanno, ma la Svezia è stata una squadra, cioè la Svezia è arrivata a giocare la finale nel 1958 mettendo dei giocatori importantissimi come Lindsay Lydon, perché purtroppo si tende molto spesso un po' a dimenticare, no? Quello che la storia del calcio, cioè si tende soprattutto, no, da parte dei più giovani a dire ma quello era l'altro calcio di altri tempi, eccetera eccetera, dicendo quei luoghi comuni sinceramente che non esistono. Non so, ieri avete visto con quanta fatica il Portogallo è riuscito a vincere contro l'Ungheria? Ecco, direte ma l'Ungheria, ragazzi, l'Ungheria ha cambiato la storia del calcio. L'Ungheria ha portato giocatori come Puskas. L'Ungheria doveva diventare campione del mondo nel 54, se non fu perché fu organizzata proprio da parte dei giocatori, volevano disertare e l'unico modo che avevano per disertare era perdere quella finale e organizzare un mondiale politico dove si racconta addirittura che i tedeschi furono dopati apposta per cercare di vincere quel campionato del mondo. Molti di voi sicuramente queste cose non sanno, come non sanno ad esempio che nel 52 la stessa Ungheria vinse le Olimpiadi, che a suo tempo erano dei propri campionati del mondo. Ecco, quello che è la storia del calcio, sinceramente si tende molto spesso proprio a dimenticarla e non farci caso. Io questo non è giusto, perché bisogna sempre partire dalla storia, da quello che ci insegna. Detto questo, ieri poi mi sono concentrato chiaramente a vedere Francia-Germania. Allora io dico una cosa, innanzitutto al di là del risultato, al di là della totale superiorità della Francia, a me personalmente la Germania ieri mi è piaciuta. Mi è piaciuta perché ha dimostrato una volta di più non solo il carattere, ma ha dimostrato un gioco molto chiaro, ben definito, con una buona identità tattica. Se di fronte non avesse avuto la Francia, probabilmente la partita sarebbe andata in modo diverso. Poi certo, un gol fatto, 2 gol annullati per fuori giochi millimetrici, un calcio di rigore nettissimo non dato, e questo non è il primo. Mi sembra sinceramente che l'arbitraggio di questi europei sia molto, 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 molto scadente, ma veramente molto scadente, sinceramente. Interpretazioni sbagliate, il VAR interviene o non interviene. Cioè, ragazzi, non ci siamo. Cioè, l'intervento di ieri, ragazzi, tu non puoi prendere, far finta di nulla soltanto perché vuoi tenere viva la partita e non puoi farla finire prima. L'intervento di ieri è rigore ed espulsione, punto e basta, cioè non c'è niente da dire, quello è rigore ed espulsione e come tale tu lo devi fare. Tu non puoi come arbitraggio stare a guardare, ma manca ancora un po', dopo la partita finisce, dopo non è giusto, perché vuoi regalare un finale, come dire, no, al cardiopalma. Cioè non è giusto, non va bene, quindi l'arbitraggio di questi europei non mi piace per niente, ma per niente, come l'interpretazione sui falli di mano, proprio non veramente molto scadente. Comunque, al di là di questo, la Germania sinceramente mi è piaciuta molto. Il mio, perché lo sapete, no? Il giocatore che ho scoperto, il mio Gundogan, francamente ha giocato abbastanza bene, certo può far sicuramente di più. Il problema della Germania è che effettivamente manca davanti un centravanti puro. Si sta vedendo che le squadre che davanti manca un centravanti tipico sinceramente hanno delle difficoltà. Ecco, in questo senso, persino la Francia, no? In questa direzione. Poi chiaramente una volta arrivato Benzema,
cose sono cambiate. La Francia, sinceramente, ragazzi, io ve l'avevo detto, l'importanza di avere la fisicità in mezzo al campo. Quando tu metti in mezzo al campo tre giocatori fisici, tecnici, ma soprattutto molto fisici, come Pogba, Kanté e lo stesso Rabiot, che ieri ha fatto una bella partita, ieri ha fatto una partita di sostanza, magari non una partita evanescente, no? come Pogba, con delle giocate da grande campione, ha fatto più una partita di sostanza. Poi mi direte, certo, quando di fianco hai Pogba e Kanté, sinceramente gioco bene anch'io, sì, però bisogna anche essere stare al loro livello per poter giocare, per poter fare la tua bella figura. Però quando tu c'hai una squadra del genere, sinceramente, dove praticamente è quasi impossibile farti gol, io sinceramente faccio veramente fatica a capire quale squadra può battere la Francia. Tra l'altro c'è un tipo di gioco, allora diciamo una cosa, io ne parlavo con due soci per messaggio, il tipo di gioco che fa Deschamps personalmente non mi piace, perché con una squadra così, con dei giocatori così, io penso che potrebbe fare un gioco differente, fare un gioco più bello, più divertente, più offensivo, un gioco più moderno se vogliamo, un gioco più giusto, che non invece effettivamente no, giocare in quel modo. La Francia, ragazzi, fa catenaccio in contropiede, parliamoci chiaro, la Francia fa catenaccio in contropiede, cioè dalle prime fasi del secondo tempo si è abbassata praticamente facendo vero e proprio catenaccio, e poi partendo in contropiede, perché quando c'hai giocatori che possono portare sulla palla appunto con la fisicità e la tecnica come Pogba e Kanté, e hai davanti giocatori velocissimi come Mbappé, è logico che tu devi fare quel tipo di gioco. Su questo sono pienamente d'accordo. E poi logicamente questo la rende proprio imbattibile, perché vedete ragazzi, in competizioni come queste la cosa più importante è non perdere. Per non perdere bastano prendere gol. Se tu non prendi gol, praticamente ce la fai sempre. Ecco, adesso io sinceramente, tra tutte le squadre che ho visto, quale squadra può mettere in difficoltà questa Francia, sinceramente non l'ho trovata. L'unica che potrebbe essere, perché ha un gioco e un'identità tattica molto ben definita, è proprio la nostra Italia, perché la nostra Italia riesce a unire tattica e tecnica al pari della Francia. Poi sappiamo benissimo che la Francia, francamente, dal punto di vista fisico è molto superiore all'Italia, e quindi questo chiaramente gli mette una spalla davanti. Però sinceramente penso che sia l'unica squadra, e se l'Italia magari, se affronterà i francesi, dove potrà giocare palla a terra in velocità, è l'unico modo per metterli in difficoltà. Però bisogna essere molto precisi, perché la Francia quando si abbassa e crea tanta densità davanti all'area di rigore, tantissima densità. E se tu unisci tutti questi fattori con la tecnica e la voglia, il sacrificio da parte delle punte, ieri ho visto continuamente Benzema venire indietro, Griezmann venire indietro, logicamente diventa una squadra pressoché imbattibile. Quindi era questo che mi incuriosiva. Sinceramente la Francia è più forte di quella di 2 anni fa, di quella che ha vinto il campionato del mondo, più forte, sì. Quindi io sinceramente non trovo che squadra. Poi sappiamo che il calcio, le partite secche sono particolari, sono strane, e alla fine dobbiamo soltanto che affidarci effettivamente del calcio, ma altrimenti io non mi viene assolutamente in mente che squadra può battere sta Francia. Quindi ragazzi, se non volete perdere i soldi, scommettete sulla vittoria dei francesi dell'europeo, e a sto punto anche del prossimo campionato del mondo, perché i giocatori che c'ha sono tutti giovani, sono, in più ne hanno talmente tanti in panchina da poter mettere, e tutto orchestrato benissimo da un allenatore come Deschamps, che lo ricordo è l'unico insieme a Beckenbauer ad aver vinto il campionato del mondo da giocatore e da allenatore. C'è riuscito solo Beckenbauer in precedenza, nel 74 quando vinse il mondiale in finale contro l'Olanda in casa, e nel 90 quando in casa nostra la Germania diventò campione del mondo. La stessa cosa ha fatto Deschamps,
mondiale da giocatore e capitano nel 98, mondiale casalingo, e poi l'ultimo 2018 da allenatore. Quindi non lo so, ragazzi, non lo so. Io ho avuto questa sensazione e su questo pongo la domanda al mio tecnico, al nostro grande allenatore, al nostro pilonista di punta, ad Over. Over, francamente, dimmi la verità, anche tu vedi la Francia come squadra che praticamente è quasi imbattibile? Anche tu vedi la Francia come la squadra che soltanto lei può perdere i campionati europei? Perché questa è la netta sensazione che ho avuto io. E con questo, ragazzi, io vi saluto. Ma la trasmissione non finisce qui. Adesso ci ascoltiamo un altro brano musicale, una piccola pausa, e poi, dopodiché, ci andiamo ad ascoltare l'intervento di Bado, ok? Che dopo un po', dopo qualche giorno di inattività, tua grande, grande, grande. Un abbraccio ai nostri ascoltatori. Che cazzo è successo? Ok, è successa una cosa abbastanza strana, praticamente è andato in tilt il sistema, l'applicazione della radio, non so fino a che punto ha registrato, non so fino a che punto avete ascoltato, non so esattamente cosa sia accaduto, vedremo, magari è andato così, all'improvviso si è fermato tutto, ma poi cercheremo di scoprire il perché. Per il momento, ripeto, è tutto, ok? La trasmissione non finisce qua, perché dopo un breve stacco musicale ci andremo ad ascoltare l'intervento di Bado, che dopo qualche giorno di inattività torna a farsi sentire. Quindi, come sempre, un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, noi ci sentiremo domani, come sempre, qua su Radio Carlo, su questi microfoni. Ciao a tutti, e mi raccomando, lo ripeto, ricordate l'intervento all'inizio del mio intervento, della trasmissione di oggi, fate attenzione, fate molta attenzione, cioè non pensiamo che ormai sia bella che finita qua di là, perché che qualcuno abbia l'interesse a continuare tutta questa storia, oppure no, la sensazione netta che ho è che non è finita qui, non è finita qua, facciamo sempre molta attenzione. Ciao a tutti, a domani! Radio Carro, la radio che spacca! Cortile, come andavi tu? Ora sei lungo il viale, un fuoco in più. Cosa mi dai? Tre spaghe e una bambola. E cosa vuoi? Sposarti e portarti via, Angela. Seguendo un'automobile, quello che gridava Dio, quello stupido ero io. Ora il cortile è un magazzino ed io non sto più là, e tutti quanti sanno che tu abiti a Roma. E ti invidiavo, rondine prima, hai del coraggio tu, e lo dimostri anche qua giù. Cosa mi dai? Che cosa è rimasto ormai? Che cosa vuoi? Amore che dar non puoi. Angela, inseguendo un'automobile,
E ribenvenuti in questo nuovo monologo del Bado, ragazzi. Voglio approfittare dello spazio che mi hanno dato ancora una volta i Fantastici 4 di Radio Carro per un piccolo sfogo. Parlerei quindi di giustizia e di pene. Cioè, no, non lo dice nulla di sessuale, per carità, ma magari ci entreremo nel merito con le pene. Perché lo sfogo, ragazzi? Perché lo sfogo? Perché una persona di mia fiducia ha sottratto tutto l'oro a mia madre. Il problema è che se anche conosco e so chi è il colpevole, non ne ho la prova certa, no? E quindi addio oro. Già, perché io sono una persona onesta e buona, no? Mentre un delinquente magari forse sarebbe stato capace di farselo restituire il mal tolto. Io, come la maggior parte degli italiani, no. E allora pensavo che certe cose, no, che passano sui social o in TV, caspita, sono vere. Io non ci credo che l'Italia sia un paese dove chi delinque è tutelato, mentre le persone oneste lo prendono sempre in culo. Sì, perché parliamo proprio di pene. Perché se entrano in casa mia e mi rapinano e ho le palle di difendermi, devo stare attento. Perché se ferisco, peggio ammazzo l'aggressore, mi mangiano la casa, mi riducono sul lastrico e mi tocca pure mantenergli la famiglia di delinquenti per tutta la vita, cazzo. E magari mi portano via la licenza del mio negozio e subisco 5 processi e pago pure le spese processuali perché loro sono nulla tenenti. Ma secondo voi è giusto questa cosa qua? A proposito di pene, cioè, ma figa, ste cose vi fanno incazzare. Fai per entrare nella tua seconda casa ereditata, sudata, con lavoro e sacrificio e ti trovi dentro altra gente che ne ha già preso possesso e che ti chiude la porta in faccia. Cazzo, ragazzi, non riuscite più a tirarli fuori. Cioè, ma vi rendete conto? Vi giuro, mi verrebbe voglia di farmi giustizia da sola. Peccato che se ci provo, un cazzo di giudice di merda mi condanna a mantenere questi delinquenti tutta la vita. Ma guardate che sono cose dell'ordine del giorno. Cioè, le stesse forze dell'ordine sono bistrattate, rischiano l'incolumità per arrestare qualcuno e vedersi poi gli stessi aggressori fuori il giorno stesso. Cioè, ti capita una volta, due, tre, alla quarta dici, ma chi cazzo me lo fa fare? Cioè, ma dove siamo? Su un set di un film comico? Siamo su Scherzi a parte? Vi sto elencando forse i 5 errori giudiziali degli ultimi 20 anni italiani? Ma no! Perché questo è il quotidiano. Cioè, non il Corriere della Sera, cioè è il quotidiano inteso come è quello che succede tutti i giorni in Italia. Cioè, mi sento circondato da merde. Già, perché io sono sempre solidale con le forze dell'ordine. Poi trovi i carabinieri spacciatori o i vigili depressi, sì, quelli che ti vedono con la ruota fuori dalle strisce e ti multano, no? Quelli che se ti vedono un attimo senza mascherina ti vogliono affibbiare 400 euro di multa. Ma dai, cazzo! Cioè, un terzo di stipendio me lo freghi con un verbale faccia di merda. Magari a 2 metri passa un extracomunitario, no, scusate... non voglio passare per razzista, passa un malghese o un mezzo mafioso con la faccia da cattivo, alto 2 metri e non gli dici un cazzo. Sei bravo a fare la multa perché sono passato alla folle velocità di 56 km orari in zona urbana e poi ti giri, sono controllore e magari sull'autobus ti chiede aiuto. Ma sì, coerente, no? Forte con i deboli, debole con i forti. La razza peggiore del vigile urbano. Cioè, l'altro giorno un casino, volevano multare la gente per assembramento fuori dal medico, ragazzi. Ma Cristo, se c'è scritto che in sala di attesa ci si può stare solo in 4 e si presentano in 12, cazzo, questi qui si sono fatti prendere da cazzo, non puoi più di 4, non puoi entrare. Cazzo, si sono messi in 8 sulle scale a fare casino, hanno chiamato i vigili e volevano dare la multa di 400 euro a testa. Documenti, documenti, ma che cazzo? Ma ti facciamo un partorello e ti facciamo un culo così, cazzo? Ma dai, per carità di Dio. Cioè, attenzione, ce l'ho con tutti i truffatori che girano nel web, approfittando dell'ingenuità della gente comune, no? Che ci avremo poi noi. Ce l'ho con quelli che cercano di fregarti, di farti firmare, chiedere, siamo dell'Enel, lei è un nostro cliente, mi dice che numero di codice ha sulla bolletta scritto in alto a sinistra, o testa di cazzo. Ma se sono già tuo cliente, che cazzo mi chiedi il numero di codice? Sei un truffatore e l'Italia ti permette di truffare.
ma ce l'ho soprattutto con le toghe e la giustizia italiana. Perché a parte questi casi isolati anche dei vigili idioti, dei carabinieri corrotti, no? Lo schifo sta veramente nella giustizia italiana, secondo me. Cioè, com'è possibile che un processo duri 20 anni? Ma che cazzo di prove devi raccogliere in 20 anni? Perché dovete sempre difendere i delinquenti? Sia che questi siano poveri di Cristi, sia e soprattutto dovete difendere i miliardari. Eh? Perché per una bancarotta fraudolenta conclamata rimandate le sentenze, poi andate in secondo grado, poi andate in Cassazione e poi la prescrizione, intanto vi gonfiate le tasche, ok, merda, di soldi dei cittadini e di tutti quelli che sono a processo. Un esempio qualsiasi, Fondiaria 6, processo Ligesti, no? Cioè la sentenza di primo grado, deve essere successo il casino nel 2011, vado un po' a memoria, la sentenza di primo grado è annullata. E quindi si concretizza il rischio di prescrizione, no? I risparmiatori, tra cui tra l'altro il sottoscritto, per questo che conosco la storia, no? Che sono coinvolti nel caso, rischiano la prescrizione, quindi non becchiamo nulla, ci hanno fregato i soldi, ok? E loro verranno prosciolti, ok? E sapete perché? Leggo, la Corte di Appello di Torino infatti ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli imputati e ha di conseguenza annullato la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino, rinviando il procedimento nei confronti della famiglia Ligresti alla Procura del Tribunale di Milano. Vi leggo un pezzo, questo qui era già successo nel 2019, poi mi sono rotto le palle di correre dietro queste cose qua. Cioè il rischio è che comunque nel frattempo i reati cadranno in prescrizione, in sede penale. C'è una circostanza che vedrebbe, leggo testualmente, sfumare le speranze e le attese di tanti risparmiatori danneggiati che confidavano in un risarcimento alla luce dell'acclarata responsabilità penale degli imputati. Cioè vi stanno dicendo, lo sanno tutti che hanno rubato. Però, cazzo, sai, forse il processo non dovevamo tenerlo a Torino, dovevamo tenerlo a Milano. Ah sì, allora tutto quello che abbiamo fatto in questi 8, 9, 10 anni, tutto via, andiamo a Milano, serviranno altri 10 anni. Peccato che dopo 12 magari cade in prescrizione e chi si è visto, si è visto. Poi fanno pure con i loro miliardi, oh, però io... Ma andate a fare in culo. Cioè, hanno veramente rubato e si godono i miliardi rubati ai piccoli risparmiatori. E i giudici, gli avvocati, gongolano, i ladri godono, le persone oneste lo prendono dove? Nel culo. Ma qual è il problema per condannare la gente che è colpevole? Le carceri? Ma che cazzo? Costruiamole di nuove, no? E mettiamoli a lavorare, che si mantengono anche quando sono in carcere. Secondo voi io voglio uno stato giustizionalista all'americana? Assolutamente no, ma neanche vivere nel paese dell'ingiustizia conclamata. Ma io veramente ne ho due palle. Cioè, su mica che dirti. Come diceva Gastone, so mica che dirti. Voi che ne pensate, amici di Radio Carro, eh? Voi che ne pensate? Io da quando vedo ste teste di cazzo col telefonino, no? Che sfidano le forze dell'ordine chiedendo di identificarsi, pensando di fare i fenomeni. Oh, dammi il numero del tuo distintivo, cazzo! Ti sto riprendendo, no? Così magari dico, così aumento i followers. Cioè, se mi viene voglia di metterli in un angolo e dargli tante e tante e tante di quelle tacche nel culo, che è incredibile, e basta, e qui mi fermo ragazzi, anche perché ho rubato troppo tempo Radio Carro e non vorrei avere una denuncia per furto di tempo, quindi ragazzi, Bado vi saluta e come sempre pace e bene, e vai con la sigla, attendo una vostra risposta ragazzi, Fantastici 4, grazie e pace e bene.